Introduzione. Due parole mi hanno sempre incuriosito fin da bambino: causa-effetto. Già, la relazione logica causa-effetto, infatti, viene insegnata fin dalla scuola primaria. Ed è importante diventare consapevoli prima possibile delle proprie scelte, perché queste, presto o tardi, nel bene o nel male, daranno sempre i loro effetti. Come mai vi sto parlando di causa-effetto? Che cosa ha a che fare con un argomento così specifico e tecnico? Le molteplici risposte le troverete all'interno del corso, dove ogni tanto vi suggerisco di farvi una domanda. La causa, quale effetto ha provocato? Parliamo quindi di controllo di gestione, definendo cosa e quali sono le informazioni base per poter valutare in piena autonomia se questo tipo di attività possa essere utile alla vostra azienda o meno. Noi siamo sicuri sia dell'efficacia, sia di cosa vuol dire avere un efficiente sistema di controllo di gestione o non averlo, e di conseguenza navigare a vista. Negli anni abbiamo affiancato diversi alberghi e portato in azienda la cultura del controllo di gestione. Argomento molto affascinante, ricco di stimoli, e quando l'abbiamo proposto l'entusiasmo è stato in una scala da 0 a 100, 100. Se vi facessi questa domanda, ti piacerebbe avere le tue performance sempre sotto controllo e comprendere subito dove la tua azienda sta andando in difficoltà? Oppure, ti piacerebbe comprendere quali sono le aree critiche del tuo albergo sulle quali è necessario intervenire subito per prevenire delle ingenti perdite? Quale sarebbe la tua risposta? Sei convinto di mettere in pratica tutte le tue conoscenze per assicurarti il bene della tua azienda? A queste semplici e importanti domande, alcuni albergatori ci hanno risposto che bene o male i ricavi e i costi erano quelli, e salvo un incremento di fatturato notevole, già sapevano come l'anno si sarebbe chiuso. Questo pensiero non funzionale svaluta completamente una serie di attività che, se messe in pratica, consentono di cambiare in maniera drastica le sorti del vostro hotel. L'esempio che spesso faccio è: cosa succederebbe qualora trovassimo una strategia che ti porti a risparmiare 100 euro al giorno a parità di servizio e di ricavi? La risposta è 36.500 euro all'anno di utile, spostando solo delle piccole leve. Com'è possibile risparmiare 100 euro al giorno se i miei costi sono ottimizzati al massimo? Un hotel di 50 camere, per arrivare ad un risparmio del genere, dovrebbe trovare una strategia che permetta di risparmiare l'equivalente di 2 euro per camera occupata. Un hotel di 100 camere, 1 euro, così via. O addirittura mantenere inalterati i costi sulle camere, lavorando però sui costi indiretti. Premettendo che i costi sono ottimizzati al massimo, è un'affermazione forte e discutibile, perché si può sempre migliorare avendo dei potenti alleati. È importante prendere in considerazione che, in diversi hotel seguiti in prima persona, l'ottimizzazione dei costi è stata fatta intervenendo sul modo di gestire i reparti. A titolo di esempio, un hotel business aveva un'occupazione di 20 camere doppio uso singolo al giorno, dal lunedì al giovedì compreso, e per standard qualsiasi camera veniva equipaggiata con linea cortesia, materiale di consumo e biancheria, sempre per due persone. La clientela business utilizzava spesso e volentieri il doppio degli asciugamani, dei saponi, cuscini, rispetto all'utilizzo reale di cui aveva bisogno, con uno spreco, vi assicuro, molto molto forte. È bastato quindi monitorare questa attività, modificare lo standard di base e far trovare in camera tutto l'equivalente per una persona, quindi rispettando il comfort e il prezzo pagato per una persona. Questa piccola ed eccezionale intuizione portò ad un risparmio importante a fine anno senza andare a toccare i costi. Cosa sarebbe successo se, oltre a questo, l'albergo avesse migliorato i propri costi? Come potete vedere, esistono varie modalità per ottimizzare la vostra azienda, e tutto questo è possibile attraverso un sano controllo di gestione. Partiamo dicendo cosa non è il controllo di gestione. Non è un'analisi di bilancio, non è un controllo burocratico e non è un audit interno. Quindi, cos'è il controllo di gestione? Iniziamo ad entrare nella pura definizione per poi esplorarla nel dettaglio. Il controllo di gestione è un processo e un'organizzazione aziendale che permette, attraverso strumenti efficaci, di controllare i risultati interni
nel breve periodo. Che cosa significa questa definizione? Dobbiamo immaginare un processo delineato attraverso il quale la nostra organizzazione aziendale, con una formazione specifica, controllare tutti i risultati interni, performance, nel breve periodo. Grazie a questa attività di controllo avremo la possibilità di salvare il nostro hotel da situazioni molto pericolose. Un conto è comprendere immediatamente l'esistenza di una problematica in termini di performance sui ricavi e sui costi. Diverso invece è arrivare a fine anno senza rendersi conto che un piccolo errore iniziale con il passare dei mesi è diventato un grosso errore e ha generato ingenti perdite. Per poter fissare più efficacemente il concetto, ricordatevi l'effetto palla di neve. Parte come un'innocua pallina e diventa una valanga. Capite da soli quanto sia importante rendersi conto fin da subito di una situazione potenzialmente pericolosa per poter porre tutti i rimedi necessari nei tempi corretti. Il controllo di gestione è l'unica modalità che, se applicata, consente di guidare con una bussola la propria azienda orientandola verso la meta prestabilita. Questo è possibile tenendo costantemente sotto controllo i risultati, individuando e mettendo in pratica i correttivi necessari al raggiungimento dei vostri obiettivi. Il controllo di gestione è un modello di riferimento per la contabilità alberghiera. È un sistema unico ed internazionale, condiviso e con standard ben definiti. Nel linguaggio tecnico è denominato Uniform System of Account for the Lodging Industries, ma per semplificare possiamo chiamarlo Uniform System. Prima di approfondire il controllo di gestione, così come lo conosciamo oggi, è importante accennare a qualche evento storico. Da dove ebbe origine? Nacque a New York esattamente nel 1926, dalla Hotel Association, l'associazione più prestigiosa di alberghi che lo battezzò Uniform System of Accounts for Hotels. Il loro obiettivo, molto ambizioso, era quello di gettare le basi per la creazione di standard contabili nel settore alberghiero. Effettivamente, prima di questo non esisteva un sistema che consentiva di mettere a confronto performance di alberghi diversi e soprattutto non esisteva un criterio per poter paragonare alberghi molto grandi con alberghi medio-piccoli. Questo modello subì decine di rivisitazioni fino a diventare il definitivo e oggi conosciuto Uniform System of Account for the Lodging Industries. Meno costi uguale profitto. Iniziamo quindi parlando di ricavi, costi e profitti. È importante analizzare i ricavi e non pensare che siano un risultato già ottenuto e quindi da archiviare. Specifichiamo cosa si deve controllare relativamente ai ricavi. È importante innanzitutto suddividere all'interno del nostro PMS, ovvero il nostro gestionale, tutti i singoli centri di ricavo ben esplicitati. Cosa vuol dire? Il controllo di gestione serve ad analizzare cosa sta succedendo sul lato ricavi e sul lato costi. Più sarà specifico e analitico, più avremo dei dati da analizzare per comprendere come e dove intervenire per migliorare le nostre performance. Parlando di ricavi, facciamo subito un esempio pratico. Se ho un reparto come il bar ed erroneamente non elenco i singoli centri di ricavo e quindi di addebito che lo compongono, sicuramente perderò di vista aspetti importanti. Immaginiamoci un hotel con un indotto molto importante derivato dagli aperitivi. E questo albergo non ha creato un corrispondente addebito aperitivi. Tutti i singoli ricavi aperitivi molto probabilmente verranno imputati come addebito generico bar. E andando ad analizzare il reparto bar non avrò tutti gli elementi necessari e non riuscirò a capire quanto la voce aperitivi effettivamente incida sulla totale produzione del bar. Questo perché semplicemente la voce non esiste. Comprenderete sicuramente l'impossibilità di fare strategie e di capire le effettive performance dal momento che i dati che io sto analizzando sono aggregati e non sono specifici. È fondamentale entrare nel merito del vostro PMS,
ed elencare tutte le possibili voci di ricavo suddivise nei rispettivi reparti. Ed è inoltre indispensabile un'ottima formazione dello staff su come gestire gli addebiti. Attraverso quale strumento posso controllare i miei ricavi? Attraverso il controllo di produzione, che ci dirà quotidianamente quante camere abbiamo venduto, quante presenze, quali e quanti ricavi abbiamo generato nei rispettivi reparti e il totale produzione giornaliero. Su base mensile potremo quindi entrare nel dettaglio di ogni singola voce per comprendere quale voce di ricavo ha inciso maggiormente e quale invece quella voce che ha ottenuto un'incidenza maggiore di quella che in fase di budget avevo immaginato, e soprattutto verificarne il motivo. Tutto questo ci aiuterà a rispondere alle domande magiche potenzianti. Da dove provengono i miei ricavi? Come posso intervenire per migliorare le performance? Quali sono i reparti più critici? Quando e come dovrò modificare la mia strategia? Cosa mi ha portato ad avere delle aspettative diverse? Qual è la missione del controllo di produzione? Massimizzare i ricavi. Parliamo adesso dei costi e delle analisi. È possibile sezionare l'albergo nelle sue principali aree produttive per verificarne le performance. Si tratta dello stesso concetto che abbiamo espresso prima, parlando dei ricavi, secondo cui è importante dividere il totale dei nostri costi in centri di costo. Centri di costo specifici all'interno di ogni reparto, andando quindi a riclassificare il nostro conto economico. Lo spiegheremo in maniera molto pratica e meno accademica. Laddove io ho dei centri di ricavo, devo avere degli specifici centri di costo. Per capirci ancora meglio, laddove ho un ricavo del comparto Room Division, quindi derivante dalla vendita di camere, devo necessariamente avere tutti quei costi specifici che vengono sostenuti per ospitare le camere vendute. Un conto è dire ho X ricavi e X costi sulle camere. Un conto invece è dire a fronte di X ricavi derivanti dalla vendita di camere ho sostenuto questi specifici costi, avendo modo di verificare se ogni singolo costo corrisponde alle camere e alle presenze ottenute. Solo così sarò in grado di capire se un singolo costo, la lavanderia industriale piuttosto che i prodotti di pulizia, sia realmente proporzionato al numero di camere e presenze ospitate, oppure se sia al di sopra o al di sotto delle mie aspettative. A questo punto possiamo facilmente immaginare l'efficacia di un'analisi che nel breve periodo mi dica se i costi sostenuti sono in linea con i ricavi, in modo che se dovessi notare uno scostamento pericoloso possa intervenire tempestivamente per pareggiare ricavi e costi. L'applicazione di questa attività di analisi, sia sui costi che sui ricavi, ci dà subito la percezione di come le nostre performance stiano avendo un effetto positivo o negativo rispetto ad un budget e rispetto ai dati storici. Infatti, se storicamente abbiamo avuto dei costi su determinati reparti e quest'anno non è cambiato nulla in termini gestionali, dovremmo trovare delle corrispondenze rispetto allo storico, parametrate ovviamente al volume di camere ospitate. In caso contrario sarà opportuno ricorrere alle domande magiche potenzianti. Da dove provengono i miei costi? Come posso intervenire per migliorare le performance? Quali sono i reparti più critici? Quando e come dovrò modificare la mia strategia? Cosa mi ha portato ad avere delle aspettative diverse? Qual è la mission dell'analisi dei costi? Minimizzare tutti i costi. Uno degli aspetti più importanti e determinanti nell'applicare il controllo di gestione è l'analisi dei profitti. Parleremo quindi di GOP, ossia di Gross Operating Profit, oppure in italiano margine operativo lordo. Dovremo analizzare e compiere tutte quelle azioni sui singoli centri di profitto. Innanzitutto specifichiamo quali sono questi centri di profitto e soprattutto cosa sono. Abbiamo visto prima cosa sono i centri di ricavo, esempio il comparto Room Division, e l'esistenza di centri di costo associati e direttamente imputabili al comparto Room Division. Ricordate gli esempi di lavanderia industriale e prodotti di pulizia? Semplicisticamente, la differenza tra
ricavi Run Division e costi Run Division determina il GOP, ovvero il centro di profitto. A titolo di esempio molto basico, a fronte di ricavi camere, quindi produzione, pari a 100.000 euro e costi camere pari a 40.000 euro, il mio profitto è di 60.000 euro, ovvero il 60%. Vuol dire che il 60% di tutto ciò che io produco per quel comparto rappresenta l'utile che io ottengo, in questo caso nel comparto Run Division. Successivamente, all'interno del centro di profitto, avrò elencate tutte le mie voci di ricavo e di costo. Immaginate questo processo applicato ad ogni singolo comparto di cui il vostro hotel dispone, fatto su base mensile. Potete fin da subito capire quanto sarà potente il feedback che otterrete. È importante comprendere tempestivamente quale sia il centro di profitto che margina di più e quindi individuare immediatamente su che cosa posso puntare e soprattutto capire cosa posso correggere e come posso correggere quei centri di profitto che invece stanno marginando in maniera negativa o semplicemente al di sotto delle mie aspettative. La missione qual è? Massimizzare l'utile o minimizzare la perdita. Chi controlla? Prima di iniziare qualsiasi cosa, dobbiamo avere ben presente chi controlla. Perché nel controllo di gestione è fondamentale individuare una figura deputata a tale mansione. Abbiamo visto all'inizio che la definizione di controllo di gestione prevede un'organizzazione aziendale complessiva che si muove all'unisono e attraverso dei processi riesce a dare tutte quelle informazioni utili al controllo. È consigliato individuare una singola persona, preferibilmente non un capo reparto, che dovrà visionare tutte queste informazioni all'interno di un cruscotto, ovvero uno strumento essenziale che riassume tutte le informazioni importanti e soprattutto analizza tutti quegli indici di performance per comprendere dove l'hotel sta performando sotto o sopra le aspettative. Grazie al cruscotto, potrà analizzare queste informazioni per poter dare un feedback ad ogni singolo responsabile di reparto in merito a ricavi, costi, profitti e anche in merito all'andamento rispetto al budget. È necessario un dialogo continuo con il management per proporre soluzioni atte ad ottimizzare i profitti o a minimizzare le perdite. Solitamente chi controlla è una risorsa che è posta al vertice aziendale, ad esempio il direttore, oppure un responsabile amministrativo, che non sarà influenzato nel bene o nel male dalla gestione di un reparto produttivo, magari adducendo analisi poco obiettive. La persona preposta prende il nome di controller ed è il responsabile del controllo di gestione. Vediamo quali sono i suoi compiti principali. Studiare i dati contabili dell'azienda. Creare ed alimentare un file con il rapporto di gestione. Monitorare il raggiungimento o meno del budget, individuando tutti quegli scostamenti necessari a comprenderne le motivazioni. Cogliere tutte quelle aree migliorabili, sui ricavi, sui costi. Oppure verificare che le spese siano congrue con quanto stabilito in fase di budget. Verificare gli obiettivi di produzione e verificare gli obiettivi dei costi. Prima di assumere un controller interno o un consulente esterno, bisogna fare attenzione a determinate caratteristiche personali. Ricordo che il controller è a stretto contatto con il management e i responsabili di reparto, quindi dovrà avere ottime capacità relazionali. Dovrà avere una conoscenza delle difficoltà dei reparti affinché i suggerimenti possano essere congrui ed efficaci, e non solitamente dei consigli accademici e non funzionali. Le tre fasi. Prima di tuffarvi nel mare vasto del controllo di gestione,
Ebbene, imparare a nuotare rispettando delle regole e delle fasi fondamentali. Il controllo di gestione, per essere efficace, deve vivere tre distinte fasi molto importanti. Prima fase, controllo antecedente. Seconda fase, controllo concomitante. Terza fase, controllo susseguente. Il controllo antecedente è sostanzialmente il budgeting, ovvero quella fase in cui occorre determinare, almeno su base mensile, il budget ricavi, che dovrà essere specifico per ogni centro di ricavo. Il budget costi, specifico anch'esso per centro di costo, e il budget profitti, anch'esso sempre specifico. È quindi necessario determinare tutti i costi. È una delle tre fasi più complesse, perché con essa definiremo gli obiettivi dell'anno e andremo a creare tutte le singole strategie di processo e le procedure che permetteranno il raggiungimento degli stessi. Una volta determinato il budget e quindi conclusa la fase antecedente, andiamo subito a vedere il controllo concomitante, ovvero quel controllo che viene messo in pratica nel corso dell'anno per verificare se quello che sta succedendo sia conforme agli obiettivi e che si svolge attraverso degli indicatori e relative analisi. Infatti, il controllo di gestione mi restituisce degli indicatori di performance specifici per ogni singolo centro di costo che saranno sottoposti alla scrupolosa analisi del nostro controller. Per essere sempre chiari, prendiamo questo esempio. Ho necessità di monitorare i costi di lavanderia per assicurarmi che siano proporzionate le camere che l'hotel ospita, in riferimento al mio storico e in riferimento al mio budget. Un buon sistema di controllo prevede la creazione di un indice di performance numerico che mi restituisca subito un valore economico relativo al costo della lavanderia. Ovvero, nel mese di febbraio ho sostenuto 4,15 € di costo lavanderia per camera occupata. Immaginiamo che, storicamente, il costo lavanderia sia di 3,20 € e che a budget abbia ipotizzato di spendere 3,30 €. Il nostro controller cosa segnalerà tempestivamente? Semplice che nel mese di febbraio il costo della lavanderia è stato superiore alla media storica e al budget. Così facendo, i diretti responsabili andranno a verificare da cosa si è dipeso questo costo eccessivo e soprattutto si adopereranno per efficientare il reparto. Senza questo tipo di controllo, come avreste potuto accorgervi esattamente di un'anomalia se non dopo diversi mesi o addirittura a fine anno? Questo è solo un piccolo esempio che potete immaginare moltiplicato per decine di indicatori. Di quali e di quanti benefici godrebbe la vostra azienda? Attraverso questa analisi, il controller trasmetterà delle informazioni molto utili ad ogni singolo responsabile di reparto, che potrà così analizzare tutti i correttivi possibili per migliorare la redditività. Terminate questa fase, passiamo alla fase del controllo susseguente. È una fase in cui si analizzano nuovamente tutte le performance di redditività per poter prendere consapevolezza degli andamenti ed eventualmente supportare il successivo ciclo di budgeting. Effettivamente, dal momento in cui capisco che i risultati che sto ottenendo non sono e non potranno essere in futuro conformi al mio budget, sia in termini negativi che positivi, sarò costretto a ritarare quest'ultimo secondo quello che è il trend del momento. Il controllo di produzione. Entriamo nella parte pratica del controllo di gestione, concentrandoci, per il momento, solamente sulla parte ricavi. Abbiamo visto che, all'interno del controllo di gestione, la prima parte da verificare, attraverso il controllo di produzione, è quella dei ricavi. Parliamo di uno strumento tangibile, pratico, che può essere realizzato su file Excel o attraverso dei software dedicati. L'aspetto fondamentale è che tutti i dati siano contenuti all'interno del vostro gestionale alberghiero. Ecco perché è bene ricordare, da una parte, l'importanza del settaggio iniziale, con tutti i ricavi espliciti ed elencati correttamente, e dall'altra parte, l'importanza della formazione dello staff che dovrà sapere esattamente quali centri di ricavo utilizzare per gli addebiti,
e quali segmenti utilizzare per inserire una corretta prenotazione. Attenzione, questi due aspetti, se non vengono presi in seria considerazione, rischiano di compromettere l'efficienza dell'intero sistema. Vediamo adesso com'è composto il controllo di produzione. Immaginate uno strumento che vi permetta di osservare in maniera istantanea la situazione attuale dei vostri ricavi del giorno, del mese e dell'anno, e contestualmente vi dica come state andando rispetto allo storico e al budget. Ad esempio, nel comparto camere dovranno essere esplicitati i segmenti ai quali sono state vendute le camere, a quale tariffa media e quant'è la produzione per singolo segmento. Occorre determinare un peso specifico su ogni singolo segmento e su ogni singola camera venduta per singolo segmento. Passeremo poi agli altri comparti, come l'F&B, il comparto meeting, spiaggia, golf e così via. In questo modo ogni singolo hotel avrà un controllo di produzione specifico, settato in funzione dei propri ricavi. Quali sono le informazioni fondamentali che non possono mancare nel controllo di produzione? Tutte quelle voci di ricavo utili alle analisi e soprattutto utili per la formazione delle decisioni. Avremo quindi dati relativi alle camere, camere disponibili, camere vendute, presenze e arrivi, al ricavo medio per camera venduta per segmento, alla produzione per segmento, più tutti quei ricavi appartenenti al comparto room division, come late checkout, early check-in, terzi letti, upselling e così via. Tutti questi dati saranno indicati per singolo giorno e per singolo mese. La differenza sostanziale tra un report di un PMS e del controllo di produzione consiste nell'analiticità e nell'estrazione dei dati, soprattutto nella possibilità di andare a correggere ricavi imputati in maniera errata sul PMS. Facciamo un esempio. Un addebito viene effettuato dopo la chiusura notturna. Sul PMS sarà contabilizzato la data successiva, ma nel controllo di produzione andremo ad inserire quel ricavo nella data corrispondente. Terminata la fase di analisi di produzione per ogni singolo comparto, occorre valutare ed analizzare tutti gli indicatori di performance giornalieri e mensili: indice di occupazione, ricavo medio per camera venduta, per presenza, repar, indice di frequentazione, indice di permanenza e molti altri ancora. Questi e altri indicatori permetteranno una profondità di analisi che mi darà opportunità diverse rispetto ad un report del PMS che difficilmente estrae i dati seguendo un concetto di controllo di produzione. Terminata la parte room division, passeremo al comparto F&B, nel quale troveremo i singoli reparti che lo compongono, come il bar, breakfast, ristorante, minibar, room service, eccetera, e dai quali potrò dedurre in maniera analitica gli andamenti rispetto ad uno storico e al budget. Lo stesso concetto vale per i reparti meeting e altri reparti minori. Produzione e fatturato. Produzione o fatturato? Quando si parla di ricavi nel controllo di gestione, bisogna avere ben presente la differenza tra produzione e fatturato. Questa definizione è importante sia per poter comparare la capacità che ha il mio hotel di produrre, vendere camere e servizi, sia per poter valutare se i costi sostenuti per ospitare le camere in precedenza vendute ed erogare i servizi venduti siano proporzionali, generando quindi profitto. Facciamo un esempio. Prendiamo in esame un hotel nuovo che apre il 1° di gennaio ed esaminiamo i primi 3 giorni, confrontando la produzione e il fatturato. Il 1° gennaio l'hotel è vuoto. Il 2 gennaio invece il mio hotel ospita 10 camere che pagano 150 euro ciascuna e non viene erogato alcun servizio accessorio. Il giorno successivo, il 3 gennaio, il mio hotel è totalmente vuoto. Calcoliamo la produzione di questi 3 giorni. 1° gennaio, non ho ospitato alcune camere.
quindi la produzione è pari a zero. 2 gennaio, 10 camere, per 150 euro, produzione di 1500 euro, ovvero la capacità di produzione del mio hotel è stata di 1500 euro. 3 gennaio, non ho ospitato alcuna camera, quindi la produzione è pari a zero. Vediamo invece il fatturato, sommatorio dei documenti fiscali emessi nella giornata. 1 gennaio, nessun cliente ha pagato e nessun documento fiscale è stato emesso, pertanto fatturato è uguale a zero. 2 gennaio, arrivano i clienti, ma nessuno paga, quindi fatturato zero. 3 gennaio, tutti i clienti partono, perciò emetterò dei documenti fiscali pari a 1500 euro. Notiamo subito che produzione e fatturato non coincidono in termini di giorni. Infatti, il 2 gennaio ho una produzione di 1500 euro e zero fatturato, mentre il giorno 3 gennaio ho zero produzione e 1500 euro di fatturato. Se questo calcolo venisse effettuato su base mensile, scopriremmo che la produzione e il fatturato a volte discostano di decine di migliaia di euro. Il classico esempio sono le notti del 29, 30, 31 dicembre, dove la produzione è molto alta, ma il fatturato è invece basso. Perché quindi è importante fare questa distinzione? È importante comprendere la reale capacità di produzione per poter abbinare correttamente i costi sostenuti. Esempio: per ospitare quelle 10 camere, quali costi ho sostenuto? Il 2 gennaio ho sopportato costi maggiori, costi variabili, rispetto al 1 e 3 gennaio. Se invece al posto della produzione avessi preso in considerazione il fatturato, avrei abbinato i costi sostenuti per ospitare le camere a un fatturato pari a zero. E come dire, sostengo dei costi variabili a fronte di nessuna camera venduta. Ecco perché è importante ricordarci che i ricavi sono sempre espressi in termini di produzione. La gestione dei costi. È molto importante soffermarci sulla gestione dei costi e sulla loro corretta imputazione. I costi devono essere lavorati per competenza temporale e per competenza di centro di costo. Ricordate il capitolo precedente? In quell'occasione avevamo spiegato molto bene la differenza tra produzione e fatturato. Seguendo la stessa logica, è opportuno trattare i costi non per data fattura, bensì per il loro utilizzo temporale. Imputare i costi per competenza temporale vuol dire essere consapevoli che quel determinato costo sostenuto sia strettamente legato al mese che stiamo analizzando, piuttosto che ad un arco temporale più ampio. Il classico esempio sono gli acquisti di beverage per il minibar, che coprono il fabbisogno del mese in cui viene effettuato l'acquisto e il mese successivo. In questo specifico esempio, come dovremo trattare il costo? Senza avventurarci nella gestione del magazzino, dei consumi e via dicendo, possiamo senza ombra di dubbio gestire il costo imputandone, attraverso una stima attendibile, una parte nel mese in corso e una parte nel mese successivo. Pensiamo ai periodi di feste, ad esempio Ferragosto, durante i quali gli economi fanno grossi ordini e scorte per un periodo di 30-40 giorni, oppure pensiamo a quelle aziende che, per strategia finanziaria, acquistano grossi quantitativi di merce non deperibile che stoccano in magazzino. Se non adottassimo alcun tipo di imputazione per competenza temporale, imputeremmo, erroneamente, l'intero costo sostenuto nel mese di acquisto e andando ad analizzare i profitti dei singoli reparti troveremmo situazioni non veritiere. Altro errore comune. Molti albergatori spesso mi hanno detto: imputo l'intero costo in quel mese, perché effettivamente l'ho pagato proprio in quel mese ed ho quindi avuto un esborso di cassa. La domanda che però dovremmo farci è:
quel costo è stato sostenuto per vendere le camere ed erogare i servizi in quel determinato mese? Se ad esempio nel mese di febbraio ricevo una prenotazione per un banchetto che si svolgerà i primissimi giorni di marzo e acquisto derrate alimentari a fine febbraio, ricevendo e pagando la fattura a fine febbraio, come devo gestire il costo? Quel costo l'ho sostenuto a fronte di quali ricavi? Sono ricavi di febbraio? Evidentemente no, saranno ricavi di marzo e quindi a livello temporale sposterò il costo a marzo. Cosa sarebbe successo se invece avessi registrato il costo a febbraio? Semplice. Analizzando il profitto F&B di febbraio, avrei avuto una produzione di banchetti pari a zero. È un costo esorbitante. E nel mese di marzo cosa sarebbe successo? Analizzando il profitto F&B di marzo, avrei avuto un'ottima produzione di banchetti a fronte di zero costi sostenuti. Possiamo quindi immaginare un controllo di gestione efficace se fatto così? Vediamo adesso come imputare i costi per centro di costo. Che cos'è un centro di costo e a che cosa serve? In ogni hotel esistono aree o reparti. Possiamo ad esempio distinguere tra reparti produttivi, room division, F&B, meeting e altri reparti, e reparti che non generano produzione, bensì costi, amministrazione, commerciale, economato, eccetera. È quindi necessario distinguere, suddividere e razionalizzare con criterio i costi dell'hotel, sia produttivi che non, suddividendoli appunto in centri di costo specifici. Questa classificazione permetterà di attribuirli in maniera precisa e puntuale per comprendere la loro incidenza su ogni parte della produzione. Spesso l'hotel sostiene dei costi che, se non suddivisi per centro di costo, vengono erroneamente collegati a ricavi non corrispondenti. Ecco un esempio. Acquisto dal mio fornitore di beverage referenze per il bar, ristorante e minibar. Avrò quindi un'unica fattura e un costo complessivo. Pertanto sarà opportuno suddividere nei rispettivi centri di costo la porzione di costo relativa. Una parte andrà perciò imputata al ristorante, una parte al bar e una al minibar. Senza suddividere in centri di costo, avremmo avuto un unico costo. E questo a chi sarebbe stato imputato? Adesso che avete capito l'importanza di non lasciare nulla al caso, è essenziale capire le logiche che alimentano il controllo di gestione nel rendere il sistema efficace ed efficiente al 100%. Facciamo una sintesi e partiamo. Nei capitoli precedenti abbiamo introdotto l'argomento in maniera generale, andando a spiegare cosa non è il controllo di gestione. Quindi abbiamo sfatato dei falsi miti e mostrato i reali benefici di un'attività imprescindibile in qualsiasi azienda alberghiera e non. Abbiamo trattato argomenti ben distinti come i ricavi, i costi, i profitti, il controller. Abbiamo spiegato l'importanza di suddividere il controllo di gestione in tre differenti momenti o controlli. Infine, abbiamo stimolato la vostra curiosità e soprattutto, ci auguriamo, la voglia di approfondire un argomento così complesso e altrettanto affascinante. Ricordate la differenza tra produzione e fatturato? Ricordate che cos'è e a cosa serve il controllo di produzione? Chi è il controller e cosa fa? In quali tipi di competenza devo classificare i miei costi? Ricordi le magiche domande potenzianti? Se non ricordate qualche risposta, vi suggerisco di prendere degli appunti sui capitoli precedenti per fissare più efficacemente i concetti e poter quindi proseguire senza problemi. Il budget. Come abbiamo detto in precedenza, si tratta di una fase molto delicata, al termine della quale saranno definiti tutti gli obiettivi dell'anno
e sarà possibile creare delle aspettative sui successivi 2 anni. Gli elementi fondamentali del processo di budgeting sono numerosi e diversi, e a nostro avviso è fondamentale l'esistenza di condizioni necessarie affinché il budget diventi un reale strumento di conduzione aziendale. Vediamo quali sono. Primo, la proprietà deve essere convinta dell'importanza dello strumento, deve organizzare e partecipare ad incontri mensili di condivisioni e mettere l'organizzazione in condizione di fare il possibile per rimuovere eventuali ostacoli. 2. Un'adeguata organizzazione. Per facilitare il processo di budgeting è necessario creare una struttura organizzativa, ne abbiamo ampiamente parlato nei capitoli precedenti, composta da un organigramma completo e che preveda una distribuzione delle responsabilità tra i vari reparti. 3. Instaurare una vera e propria cultura del budget. I responsabili devono essere coinvolti in prima persona nei ragionamenti per poter contribuire al raggiungimento del loro obiettivo, per il quale sono responsabili, sia ricavo che costo. 4. Gli obiettivi devono essere misurabili e raggiungibili. Bisognerà quindi mettere a disposizione strumenti e finanze utili al raggiungimento. Spesso si creano budget di reparto impossibili da raggiungere per mancanza di investimenti. E quindi rimane solo la frustrazione del responsabile che aveva un'aspettativa, sapeva come soddisfarla, ma non ha potuto raggiungere il suo obiettivo per cause non dipendenti da lui, investimenti, e che però erano state preventivate a budget. 5. Avere dati corretti e soprattutto tempestivi. 6. Analisi degli scostamenti rispetto alle previsioni. Come è strutturato il budget? Quello che adesso vi illustreremo è, a nostro avviso, la modalità più completa per metterlo in pratica. Esistono sicuramente altre modalità più semplici, più veloci e più snelle. Tuttavia partiamo sempre da questo ragionamento. Il budget più sarà analitico e più mi permetterà di individuare facilmente scostamenti che, solo se individuati in tempo, mi permetteranno di aumentare i miei profitti o di ridurre le perdite. Quale deve essere il risultato, l'output del mio budget? Semplice, degli obiettivi macro e micro. E questa distinzione è fondamentale. Obiettivi macro perché una visione complessiva è necessaria per orientarsi meglio sull'andamento globale. Micro perché la visione deve essere incentrata sul dettaglio affinché possa rendermi conto esattamente di cosa non stia funzionando. Vediamo gli strumenti per un budget efficace. La bravura sta nel creare diversi modi o documenti che permettono di visualizzare un budget. Noi ne abbiamo individuati 5. Sintesi annuale. Sintesi a 12 mesi. Sintesi a 5 anni, di cui 2 precedenti, uno dell'anno successivo, più ulteriori 2 anni successivi. Analitico su budget, ricavi e costi. Analitico su uno dei costi più complessi, lo staff. Questi differenti modi ci consentono di capire quali siano le aspettative di un determinato mese o di un determinato anno, confrontarle con uno storico e avere una visione programmatica del medio-lungo periodo. Soprattutto ci permettono di operare chirurgicamente laddove sia richiesto il nostro intervento. Parliamo di cosa si intende per sintesi annuale. Immaginate di dover avere delle risposte immediate sugli obiettivi dell'anno. Budget, per confrontarli con quello che state effettivamente ottenendo e con l'anno precedente. Quali risposte immediate otterrò? Osserverò i ricavi per dipartimento, i relativi margini operativi lordi, espressi in numero e percentuale, unitamente a tutti i costi dei reparti non produttivi, amministrazione, manutenzione, eccetera, sempre paragonando anno precedente, anno in corso e obiettivo. In questo caso, non abbiamo una visione analitica, bensì sintetica. Analizziamo adesso la sintesi a 12 mesi. In questo caso avremo sempre una visione generica, ma spacchettata nei 12 mesi, ovvero avrò i dati di sintesi dei dipartimenti produttivi, ricavi e margine operativo lordo, ed in più la sintesi dei dipartimenti non produttivi,
La differenza sostanziale consiste nel poter osservare mensilmente gli andamenti sempre in modalità sintetica e non analitica. Abbiamo poi la sintesi a 5 anni, che segue le logiche della sintesi ad un anno, paragonando 2 anni di storico, anno del budget, più proiezione dei 2 anni successivi. A titolo di esempio, siamo nel 2023. Ho quindi lo storico del 2021 e 2022, il budget 2023 e la proiezione del 2024 e 2025. Abbiamo quindi uno spazio temporale più ampio che ci aiuta a comprendere meglio le evoluzioni dell'hotel tra storico e aspettative. Avere uno strumento del genere consente di orientare tutte le energie e il proprio focus verso una direzione ben precisa. Allo stesso tempo consente, laddove i risultati non rispecchiano le aspettative, di poter ritarare i budget e correggere le strategie. Sicuramente il documento principale è il Master Budget Costi Ricavi, strutturato secondo diverse logiche e diversi correnti di pensiero, ma con la caratteristica cardine di essere scrupolosamente e maniacalmente analitico. Su questo documento andrò ad esplicitare ogni singolo ricavo, ogni singolo costo e ogni singolo profitto, e lo farò in maniera iperanalitica. Dalla parte analitica si potrà poi passare a quella aggregata. Ad esempio, il comparto Room Division ha un margine operativo lordo del 74%, versione aggregata. Potrò entrare nel merito e vedere il totale ricavi, totale costi e totale profitto. Siamo sempre in una versione aggregata. Se ho necessità di esplorare ulteriormente, potrò esplodere le voci ricavi e costi per andare a vedere in maniera analitica tutti i dettagli attraverso i quali il mio hotel ha ottenuto un 74% di margine operativo lordo. In questo modo possiamo comprendere quanto sia necessaria la collaborazione di tutti i responsabili, i quali dovranno contribuire attraverso strategie operative all'elaborazione dei ragionamenti che poi andranno tradotti in obiettivi numerici. Vediamo ad esempio come si crea il budget Room Division. Il budget della divisione camere è il più importante tra i budget settoriali. È il punto di partenza da cui dipendono tutti gli altri budget parziali. Mi spiego meglio. Se non prevedo camere vendute o presenze, e mi limito a questi 2 semplici parametri, come potrò stimare gli altri ricavi? Ad esempio, la divisione F&B. Come potrò prevedere il fabbisogno del personale? Soprattutto considerando che molte divisioni utilizzano personale in outsourcing. Se sbagliamo queste previsioni, lo sviluppo del budget a cascata sarà errato. Per determinare il volume delle vendite da inserire nel budget, è necessario quindi prevedere room nights, presenze, arrivi, segmenti di clientela e prendere in considerazione moltissime variabili di cui non parleremo in questo corso. Ne citeremo solo alcune. Volume di presenze e volume dei ricavi. Le vendite passate. Uno studio analitico delle vendite degli anni precedenti, consigliamo se disponibili dati degli ultimi 3 anni, può aiutare ad orientarsi nella stima. Andamento della domanda attuale suddivisa per segmento, canale e via dicendo. Possibili ripercussioni di fenomeni politici ed economici. Per programmare il volume di vendita delle camere, occorre quindi tenere conto della massima capacità di occupazione dell'albergo, del numero di camere che durante l'anno possono essere oggetto di manutenzione e riparazione, del numero di stanze concesse in gratuità allo staff, della previsione di vendita per tipologia di camera e per occupazione camera. Questi sono piccoli esempi di ragionamento che porteranno ad un totale ricavi per la divisione Room Division. Terminato il budget ricavi Room Division, dovremo creare il budget costi Room Division, ovvero dovremo determinare tutti quei costi che la divisione Room Division sostiene. Quindi, se abbiamo piena conoscenza dei nostri costi storici e stimati, potremo, per i costi variabili, moltiplicare il costo per camera venduta o per presenza per il numero di camere o presenze stimate.
Ricordiamo che i costi variabili sono quei costi che si generano solamente quando vengono vendute camere. Esempio. Se sappiamo che storicamente il costo della lavanderia è di euro 4 per camera occupata, possiamo moltiplicare questo costo unitario per le camere che ipotizziamo di vendere a budget, sia su base mensile, sia di conseguenza su base annuale. Quindi, se a budget prevedo di occupare nel mese di gennaio 1500 camere, il budget lavanderia sarà di 4 euro per 1500 camere, quindi stimerò 6.000 euro di budget costi per la lavanderia. Altri costi invece, ossia quelli fissi, ovvero indipendenti dalla vendita di camere, relative alla divisione room division, andranno ad inserirsi nel cruscotto di controllo. In questo modo abbiamo determinato il totale ricavi meno totale costi uguale GOP, espresso sempre sia in valori assoluti che in percentuale. Utilizzando la stessa logica andrò poi a realizzare il budget per le altre divisioni, quali F&B, meeting, spa, golf e altri ricavi minori. Una volta terminata la parte relativa ai reparti produttivi, che generano ricavi e costi, si passa a tutti i reparti che generano solo costi: amministrative generali, utenze, manutenzione, marketing, oneri finanziari, eccetera, andando sempre mese per mese ad esplicitare ogni singolo budget. Alla fine del budget avrò quindi un GOP complessivo che mi farà comprendere se a livello gestionale la mia azienda si sta comportando bene oppure se i ricavi siano insufficienti a ricoprire i costi. Questo processo va immaginato sempre su base mensile. L'ultimo dei 5 strumenti è il documento per calcolare lo staff cost. Prima di approfondire questo delicato e complesso costo aziendale, è doveroso fermarci un attimo e fare delle riflessioni insieme. È corretto parlare di costo del personale? Non sarebbe più corretto trasformarlo in investimento? Questo passaggio avviene attraverso un processo di formazione continua e soprattutto avviene quando una proprietà crede nell'importanza della formazione professionale. Quando iniziai questo lavoro, erano gli anni 90, in tutte le aziende alberghiere in cui ho lavorato, sia di catena che hotel indipendenti, ho sempre avuto un'ottima e continua formazione. Era un must ed era per le aziende costosa. Ricordo molto bene gli effetti positivi che in noi quella formazione provocava e i risultati degli hotel parlavano da soli. Oggi esistono diversi modi per accedere alla formazione gratuitamente e nonostante questo è allarmante constatare che solo una minuscola percentuale di alberghi ne benefici, mentre la quasi totalità addirittura ignori questo aspetto o ancora peggio, consapevolmente non si attivi per potenziare il proprio staff. Vi invitiamo quindi a riflettere su questo aspetto. Il vostro staff è ben formato? Vi rappresenta? Permetterà di raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissi a budget? Fatta questa premessa importante, entriamo nel vivo del budget staff cost. È fondamentale avere un budget staff cost che mensilmente mi dica quale sia il costo per ogni singolo dipartimento e per singolo reparto, in modo da poterlo suddividere tra staff diretto e staff in outsourcing. Questo tipo di attività è molto complessa. Suggeriamo pertanto di chiedere la collaborazione del vostro consulente del lavoro, che predisporrà una tabella o un file per ogni singolo dipendente, indicando il costo orario. Per costo intendiamo il costo aziendale e non il netto che il dipendente percepisce in busta paga. A questo punto occorre stimare mensilmente le ore lavorative effettuate da ogni singolo dipendente al netto di ferie e permessi, per definire un'aspettativa di costo per reparto e per divisione. Spesso ci sentiamo dire che, essendo il costo dato, è inutile perdere tempo a fare conteggi. Questo tipo di ragionamento, non attivante, porterà erroneamente a calcolare sempre lo stesso costo. Se invece di paralizzarci con questo ragionamento provassimo a modellare il nostro budget staff cost in funzione del budget ricavi espresso, potremmo scoprire che il nostro costo rischia di diminuire o aumentare drasticamente. Ipotizziamo che il mio hotel lavori storicamente
e abitualmente con una clientela commerciale, con una bassa conversione di coperti al ristorante. Quest'anno invece a budget ho una reale programmazione di molti gruppi di serie, tutti in mezza pensione. Mi conviene fermarmi e fare ragionamenti diversi. Oppure mi conviene rimanere al concetto che tanto il costo rimane sempre lo stesso? Il primo ragionamento, il più ovvio, è quello che il costo del personale aumenterà. E vi assicuro che saperlo prima, rispetto ad avere le sgradevoli sorprese, è un grande passo avanti. Successivamente dovrò ampliare il ragionamento riflettendo su come vorrò integrare lo staff. Staff diretto? Staff in outsourcing? Sappiamo bene che non sempre lo staff in outsourcing ci conviene, anzi. Scegliendo la strada dello staff diretto, dovrò attivarmi per una selezione del personale con largo anticipo. Dovrò formarlo secondo i miei standard e potrò quindi definire il costo complessivo del mio staff cost. Questo è un esempio frequente di quello che succede senza programmazione e quando si hanno delle convinzioni di base limitanti. Ma potremmo citarne altri sulla base della nostra esperienza. Una volta che avrò definito il costo complessivo su base mensile dello staff, potrò integrarlo agli altri costi che in precedenza avevamo calcolato. Il processo efficace. Veniamo adesso ad uno degli aspetti più complessi, trasversale a molti ambiti, ossia la strutturazione del processo attraverso il quale si garantisce efficacia ed efficienza nel controllo di gestione. Sappiamo tutti che un processo è un insieme di attività sviluppate all'interno della nostra organizzazione che ci permette di raggiungere un obiettivo. Oggi il nostro obiettivo è creare un processo attraverso il quale sia possibile mettere in piedi il controllo di gestione. Sicuramente chi di voi già applica in azienda il controllo di gestione può immaginare quello che stiamo per dire. Se invece stai pensando di attivarlo, allora ritieniti fortunato, perché proseguendo ti metteremo nelle condizioni di non commettere errori, grandi o piccoli. Ricordi l'effetto palla di neve, vero? Qual è uno dei primi assunti del controllo di gestione? I dati che vi arrivano e che il vostro controller analizza devono essere corretti e devono arrivare tempestivamente, altrimenti state perdendo solo tempo e vi state illudendo. I dati che arrivano sono relativi ai ricavi e ai costi, quindi se sappiamo bene come gestire il flusso dei dati nelle modalità e tempistiche giuste, siamo sulla splendente strada del successo. Qual è lo strumento che dobbiamo saper utilizzare al meglio per i ricavi? È il nostro PMS, il gestionale. Quindi di cosa dobbiamo ricordarci? Di assicurarci che tutti gli addebiti possibili siano presenti. Di assicurarci che lo staff sia ben formato su come utilizzarli. Di assicurarci che eventuali scorpori e settaggi siano corretti. A questo proposito, ricordo bene di un hotel che abbiamo seguito pochi anni fa, il quale, addebitando le sale meeting, faceva confluire questo addebito sul comparto camera e colazione. In questo modo, i dati estratti ci davano delle performance fantastiche nelle vendite delle camere, soprattutto in termini di tariffa media di vendita, e pessimi sul comparto meeting e congressi. Di assicurarci che gli addebiti vengano sempre effettuati nella data di competenza. A volte capita che addebiti di bar o ristorante vengano addebitati dopo la chiusura notturna, andando quindi ad alimentare la produzione del giorno successivo. Per quanto riguarda i costi, la situazione è diversa e senza dei processi chiari, automatici e funzionali, si corre il rischio di fare tanto lavoro per nulla. Ricordati che i costi diventano noti nel momento in cui una fattura viene emessa, quindi dovrai riuscire a settare il processo prima ancora che questo avvenga. Come fare? Vediamo. Come primo passo ti consigliamo di mappare tutti i tuoi fornitori e suddividerli per centri di costo o per più centri di costo. Facciamo subito un esempio. La lavanderia industriale potrebbe appartenere
ha due centri di costo ben separati o addirittura tre. Anche se il fornitore è sempre lo stesso e fornisce noleggio e biancheria, com'è possibile? Se hai camere, fornisce servizi di colazione e ristorante, la lavanderia industriale probabilmente verrà utilizzata per tre reparti diversi e sarà quindi opportuno suddividerla per lavanderia room division, lavanderia breakfast, lavanderia ristorante. Seguendo lo stesso ragionamento, immagina tutti i tuoi fornitori, ad esempio il beverage che andrà suddiviso in breakfast, ristorante, mini bar, bar, eccetera, eccetera. Dopo aver creato una vera e propria mappatura, ti consigliamo di dialogare con il tuo fornitore per far sì che in fattura compaiano i centri di costo ben distinti e quindi nella fattura della lavanderia ci sia il totale room division con tutte le specifiche, eccetera, eccetera. A questo punto potresti obiettare dicendo che non tutti i fornitori sono disponibili. Ma hai mai provato a chiedere? Sappi che se vuoi iniziare questa attività, o lo faranno loro o dovrai organizzarti internamente per codificare ogni singola fattura e suddividerla per centro di costo. A te la scelta. Sicuramente il passo successivo sarà suddividere ogni centro di costo per il suo utilizzo temporale. Se ad esempio il costo del beverage minibar serve per soddisfare consumi di 2 mesi, allora andrà suddiviso per 2. Insomma, se stai pensando di individuare qualche scorciatoia, mi permetto di fermarti e suggerirti una cosa. Ricordi quando, prima di studiare la teoria e fare pratica con l'istruttore, non sapevi guidare la macchina e sembrava tutto così difficile? Ti chiedo, oggi hai le stesse paure di un tempo nel guidare la macchina? Tutto sta nell'iniziare, con la consapevolezza che ti stai facendo un enorme regalo, ossia ti stai strutturando per massimizzare i profitti. Non commettere l'errore di concentrarti su quello che sembra difficile. Piuttosto concentrati sui benefici che indubbiamente otterrai, mettendo in pratica i nostri preziosi consigli. I costi. Quali e quanti sono? Esistono svariate tipologie di costo. E tra le più conosciute sicuramente figurano i costi fissi e i costi variabili. Sappiamo inoltre che la differenza fondamentale consiste nel loro comportamento al variare della quantità di prodotti o servizi erogati. I costi fissi non variano al variare della quantità venduta, ad esempio i canoni di leasing, le spese generali aziendali, mutui, affitti, e costituiscono la parte più rilevante delle spese cui è soggetta una struttura ricettiva. Facciamo alcuni esempi di costi fissi. Costi per il personale, stipendi, TFR, oneri sociali, eccetera. Costi per il godimento di beni di terzi, quindi i canoni di locazione. Canoni di manutenzione. Premi assicurativi. Quota fissa delle utenze. Costi di pubblicità online. Costi di pubblicità offline. Cartellonistica stradale, costi della gestione e della manutenzione della piscina, costi del servizio animazione per villaggi turistici e resort, costi di giardinaggio. Si ottengono sommando ad esempio tutte le voci che ho appena indicato e successivamente dividendo il totale per la capacità massima che ha l'hotel moltiplicata per i giorni di apertura. I costi variabili invece mutano al variare della quantità venduta. Costi di lavanderia, linea cortesia, generi alimentari, bevande, alcuni costi variabili, commissioni di vendita, agenzie, GDS, OTA, commissioni carte di credito, utenze, quota consumo, acqua, energia elettrica, telefono, eccetera, costi di lavanderia e biancheria, costi di pulizia in outsourcing, generi alimentari, linea cortesia, materiali di consumo. Si ottengono sommandoli e successivamente dividendo il totale per le camere vendute. Si tratta di costi fondamentali perché ci danno la dimensione di quale sia il costo minimo al di sotto del quale non è profittevole andare. Ciò significa che se il mio hotel ha un costo variabile di 30 euro, ossia per ogni camera che vendo sostengo 30 euro di costo variabile,
non ha senso vendere ad una tariffa al di sotto dei 30 euro, perché oltre a tutti i costi fissi, che dovrei comunque sostenere, andrei, davvero campione, a perdere pure sui costi variabili. A questo punto è preferibile non vendere affatto la camera. Sono costi molto importanti, perché ci danno la dimensione di quale sia la quota minima, alla quale poi dovremo aggiungere il markup dato dal tipo di vendita tipologica per target che vogliamo applicare, per ottenere la bottom rate, ossia la tariffa di partenza. Attenzione, su questo concetto c'è molta confusione. Il costo variabile è un parametro importante, un valore economico, ma non è la tariffa minima a cui vendere. Un'altra differenza tra i costi fissi e i costi variabili sta nella possibilità di azzerare i costi variabili quando l'hotel è chiuso, ad esempio l'hotel stagionale, mentre invece i costi fissi non si possono azzerare. Questi ultimi vanno poi distinti in costi fissi strutturali e costi fissi di gestione. I costi fissi strutturali sono quelli che sussistono indipendentemente dall'apertura o dalla chiusura dell'esercizio, ammortamenti degli edifici, delle attrezzature e dagli oneri finanziari. I costi fissi di gestione sono quelli che viceversa si sostengono solamente quando l'albergo è funzionante. Possono essere annoverati, ad esempio, in tale categoria una parte degli oneri del personale, gli ammortamenti delle attrezzature e via dicendo. Si parla invece troppo poco dei costi semivariabili o semifissi, ovvero quei costi per i quali sussiste una parte variabile ed una parte fissa. La diversità di nome dipende dalla predominanza di una delle due componenti, fissa o variabile, sull'altra. Un esempio tipico di questa categoria sono le utenze. Infatti, se avete seguito con attenzione, vi sarete senz'altro resi conto che nell'elencare esempi di costi fissi e di costi variabili, le utenze sono state menzionate due volte, sia da una parte che dall'altra. Queste prevedono infatti una quota fissa pagata anche in caso di mancato consumo e una quota variabile pagata in proporzione al consumo. Mi è capitato di vedere alberghi che consideravano le utenze come costo fisso o altri alberghi come costo variabile. I costi generali sono quei costi sostenuti dall'azienda necessari per l'esercizio complessivo di più attività. Per tali costi è impossibile determinare con esattezza la quota da attribuire a ciascun dipartimento o unità, e quindi questi costi sono imputati attraverso una ripartizione soggettiva. Esempi di costi generali sono quelli relativi all'amministrazione e agli ammortamenti dell'edificio, ma anche quei costi relativi alla cancelleria, alla manodopera indiretta e così via. Altri tipi di costi: costi standard e costi discrezionali. Si tratta di costi importanti da stabilire in fase di budget, che costituiranno lo standard, ossia quei costi facili da determinare e quasi certi. Un esempio evidente di questo tipo di costo è dato dal costo di pulizia delle camere in outsourcing, dove sappiamo già quale sarà il costo per camera pulita. In fase di budget e quindi di programmazione esistono dei costi cosiddetti discrezionali. Sono tutti quei costi che durante l'anno la proprietà decide di sostenere, ad esempio la pubblicità. Parliamo adesso di costi di esercizio e costi di investimento. La maggior parte dei costi sopra evidenziati sono costi di esercizio, in quanto vengono sostenuti nell'anno di riferimento. Tuttavia, vi sono dei costi che esauriscono la loro utilità in periodi di tempo più lunghi ed il loro ammontare viene deciso in sede di pianificazione strategica. In caso di investimenti, la scelta si ripercuoterà negli esercizi successivi. Nelle imprese alberghiere questi costi sono presenti in quanto necessari al fine di dotare l'impresa di immobilizzazioni materiali ed immateriali, indispensabili per lo svolgimento della gestione. Fanno parte di questa categoria di costi gli investimenti in immobili, le attrezzature, i terreni, gli arredamenti, la biancheria, ma allo stesso tempo anche i costi di avviamento o i costi inerenti alla pubblicità istituzionale. Nelle imprese alberghiere sono presenti pressoché tutti i costi di investimento appena evidenziati. Il benchmark. Mi ricordo molto bene un hotel in particolare,
nel quale abbiamo introdotto il controllo di gestione utilizzando il nostro potentissimo software che incrocia in maniera analitica tutte le performance di ricavi e di costi. Non vi nascondo che è stato un lavoro molto faticoso, perché introdurre una nuova metodologia in un'azienda esistente da diversi decenni sul mercato non è stato uno scherzo. Superate però la fase iniziale e soprattutto compreso da parte dell'albergatore i benefici che ne avrebbe tratto, si è subito adoperato per implementare il sistema affidando a noi la figura del controller. L'albergo ha seguito alla lettera tutto il processo che abbiamo ben spiegato in precedenza, utile a creare la cultura aziendale per un efficiente controllo di gestione. Così la parte costi e la parte ricavi sono state gestite in maniera precisa e puntuale, affinché nei primissimi giorni del mese successivo a quello trascorso avessimo tutti i dati necessari per poter svolgere un incontro tra proprietà, responsabile amministrativo e capiservizio. Durante questi incontri si faceva un'approfondita analisi sui ricavi e sui costi, esplorando e commentando tutti i margini operativi lordi di reparto e controllando gli andamenti rispetto al budget precedentemente impostato e allo storico. Molto interessante è stata la parte in cui sono stati analizzati i costi generali e tutti gli indici di performance, utili per individuare subito eventuali discrepanze. Questo permette di studiare tutti i correttivi da mettere in atto a partire dal mese successivo. Oggi l'hotel ha acquisito il metodo e va da solo, utilizzando i nostri strumenti, pur tenendo particolarmente la nostra supervisione mensile. Tra le molteplici domande, una delle più frequenti tra quelle poste dall'albergatore era: sto andando bene rispetto ai ricavi, sto andando bene sulla parte costi e gli indici di performance mi sorridono. Ma questo vuol dire che va bene così oppure posso migliorare ulteriormente? Gli altri alberghi vanno meglio o peggio di me? Spendo troppo per il personale rispetto ad altri alberghi? Non ho modo di sapere se esistono realtà magari virtuose che ottengono risultati ancora più soddisfacenti dei miei? Effettivamente, come confrontarsi con altre aziende sotto il punto di vista delle performance è stata una delle domande logiche e legittime che frequentemente gli albergatori mi hanno rivolto negli anni, a cui però è difficile dare risposta. Provate a pensare a quante variabili concorrono nel determinare performance più o meno positive. Pensate a quante differenze esistono tra un albergo ed un altro, a quante modalità di gestione esistono e anche quante culture diverse del lavoro. Insomma, una risposta univoca non esiste. Tra le più comuni, però, ho notato costi troppo alti perché i fornitori costavano troppo rispetto ad altri e a parità di qualità e servizio. Oppure la gestione interna di un singolo reparto o di più reparti poteva essere efficientata. Altri motivi erano legati a ricavi troppo bassi o ricavi troppo sbilanciati su una distribuzione ricca di intermediari. Alcune volte subentra anche la paura di cambiare i fornitori, perché si è instaurato un rapporto pluriennale di fiducia e quindi si è convinti di ricevere un trattamento di favore. Questo inibisce un'attività che per il mio modo di vedere dovrebbe essere costante, un benchmark continuo. Potrei rimanere ore a raccontare casistiche, perché, lo ammetto, il controllo di gestione è una delle mie passioni. Ti piacerebbe sapere se il tuo hotel è in linea rispetto ad un benchmark di riferimento? Credi possa essere interessante sapere se i tuoi costi medi di lavanderia, linea cortesia, assicurazione, costo del personale, utenze, sono in linea rispetto alla concorrenza? Ritieni interessante sapere se il tuo hotel è distribuito bene o sapere se esistono nuove opportunità attraverso canali specifici, molteplici mercati e nazionalità? Proprio muovendo dal confronto con molti albergatori che assiduamente ci ponevano questo tipo di domande, abbiamo cercato una soluzione e abbiamo perciò creato un servizio che fornisce la soluzione per poter aumentare i ricavi e diminuire notevolmente i costi. Inoltre, grazie alla nostra analitica mappatura sui costi per singolo centro di costo, ossia grazie al nostro benchmark, siamo in grado di effettuare un check-up sulla struttura per poter restituire un feedback sulla reale o meno possibilità di miglioramento del profitto. Abbiamo ottenuto dei risultati molto brillanti, aumentando i profitti di diverse strutture dal 3% al 9%,
intervenendo sui ricavi, sui costi e sulle modalità gestionali. Conclusioni. Complimenti per essere arrivata alla conclusione. Sono sicuro che questo interessante percorso ti abbia dato stimoli, conoscenza e voglia di implementare questo sistema nella tua struttura. Il mio consiglio personale è di iniziare a comprendere qual è il tuo punto di partenza e quale sarà il tuo punto di arrivo. Il successo di un'azienda non dipende mai da un unico fattore o da un'unica attività, ma dipende da come tu intendi gestirla, controllarla, dai collaboratori che hai scelto e soprattutto da un'attività così importante e imprescindibile come il controllo di gestione, che ti permette di vedere cose che in altri modi non potresti mai vedere. Prima di lasciarti, ti ripropongo la domanda fatta all'inizio del nostro cammino. Hai compreso la tua causa? Quale effetto ha prodotto?